presto a dire «fate sport», bello, eh? Forse per chi non ha figli. Io ne ho 5. Il più piccolo ha 1 anno e il più grande 8. Troppi? Beh, da noi si usa. È normale. Certo, se fossi ancora nel mio paese natale sarebbe semplice. I tuoi figli sono figli di tutti. Ci sono un sacco di nonne, zie, cugine e i bambini si guardano a turno. Ma è chiaro che se fossi rimasta al mio paese la vita per me e per i miei figli sarebbe stata rischiosissima, con gli scontri tra cartelli che non si fermano mai. Comunque, mio marito lavora. Io sto a casa con i bimbi quando non sono a scuola. Facciamo una vita semplice, ma dignitosa. Non mi pento. Certo, però, avere un momento per rilassarmi, per muovermi un po', non è che mi dispiacerebbe. Il basket, ad esempio, mi piace tantissimo. Ho scoperto che in quartiere c'è un'associazione che una volta a settimana, il sabato, fa delle attività per mamme o per papà che non possono lasciare i bambini per andare a fare sport. Un allenatore segue il gruppo di adulti, insegna alcune tecniche di base della pallacanestro. E nel frattempo, alcuni educatori fanno fare ai bambini delle attività motorie o di avvicinamento al basket. Per ora sono andata una sola volta, ma di sicuro ci tornerò. È stata una mattinata divertentissima per me e i bambini.